Dal suo blog oggi Beppe Grillo ribadisce l'espulsione di Valentino Tavolazzi, allontanato già a marzo dal Movimento 5 Stelle. Il consigliere comunale della lista civica Progetto per Ferrara era stato espulso all'indomani di una riunione non autorizzata dal comico genovese a Rimini tra alcuni aderenti del movimento. Casus belli del nuovo post sul blog Bibbia del Movimento è l'ipotesi che Tavolazzi possa diventare direttore generale del comune di Parma sotto la guida del neosindaco 5 Stelle Federico Pizzarotti. Grillo però forse non sa che Tavolazzi non ha mai smesso di collaborare con i vari gruppi del Movimento 5 Stelle Emiliano, viste le competenze in termini di bilancio e amministrazione pubblica. Mentre lo intervistiamo a Ferrara lo scorso 15 maggio, 3 giorni prima del ballottaggio, Tavolazzi riceve una telefonata sorprendente. Federico, ho bisogno di 10 minuti, un quarto d'ora e poi ti richiamo, perché sto guardando il tuo bilancio. Ti devo dire 2 o 3 cose importanti. Ciao, ciao. Chi era questo? Federico Pizzarotti. Che stasera sto lavorando per lui, gli sto interpretando il bilancio di Parma, che lui non ne sa, quindi bisogna che lo mettiamo in condizione di confrontarsi pubblicamente. Contrariamente a Grillo, sulla collaborazione di un fuoriuscito del Movimento 5 Stelle, gli attivisti emiliani la pensano un po' diversamente, come conferma un esponente di rilievo del Movimento Emiliano, Massimo Bugani, consigliere comunale a Bologna. Ma se uno viene espulso dal Movimento 5 Stelle e dice sì, però io voglio continuare a collaborare lo stesso, voi cosa dite? Ah, grande! No, nel senso che se uno è in buona fede e vuole continuare ad aiutarci su temi che condivide, noi siamo aperti all'aiuto di tutti.